Assolutamente. Azzeriamo. E tutte le volte mi sbaglio. Ora ci siamo e via. Il cavalletto non c'è. Ci siamo attaccati. E via. Andiamo. Attenzione alla bicicletta, attenzione che questa è il telefonino. È il telefonino. Bello esempio col telefonino, bello esempio, bravo. Poi così che si fa, eh? Allora ragazzi, parte qui dal telefonino, qua c'è casino, fa anche rima. Ci tiriamo fuori un po' di aria proprio in questi momenti qua di passaggio, con attenzione perché non ho nessunissima intenzione di correre. C'è un casino pazzesco, era anche, come dire, preventivabile un minimo. Allora, il tema della giornata l'abbiamo già affrontato, ma ci volevo un po' ritornare sopra perché oggi poi ci ripensavo. A noi fondamentalmente non importa poi più di tanto circa il successo della, chiamiamola, chetogenica mediatica, no? Perché la chetogenica mediatica è quella dell'attore, quella che giustamente si va a rifare, dove va a prendere spunto da rotocalchi, da allenatori, da personal trainer che appunto, come dicevamo, sono vincolati al guadagno e quindi sono vincolati al marketing, alla pubblicità di prodotti. Vediamo se qua esce una macchina che ci rende la vita pericolosa, scusate l'interruzione. Quindi sono vincolate tutte queste personalità che ovviamente hanno i loro difetti, certo. E infatti sono volubili, infatti abbandonano la chetogenica come filosofia per passare a nuove pubblicità, a nuovi spot, a nuovi prodotti. Questa è una cosa che da un lato mi infastidisce, dall'altra parte, ripeto, a noi, diciamo noi che siamo persone non serie, perché gli altri poi non è che non siano seri, è che abbiamo una filosofia diversa, no? Siamo improntati proprio verso una dieta chetogenica, appunto fatta da in modo primal, con alimenti e qualche integratore quando l'integratore serve, no? Quindi gli integratori che servono quando serve e senza andare all'eccesso e senza dover andare a ricorrere al pane finto, alla pasta finta, a tutte queste che mi hanno sempre voluto proporre, che non mi interessano. Stupidamente avrei potuto guadagnare anch'io qualcosina in più, ma sapete cosa vi dico, la ricchezza alla fine te la trovi davvero nell'essere riuscito a resistere alla tentazione, perché poi la tentazione ce l'hanno tutti, dopo che ti propongono X soldi, se fai questo, bella l'Aston, ma ne vale la pena? Non lo so, secondo me no, ognuno faccia la sua, non voglio giudicare, non voglio, diciamo così, ergermi a paladino della chetogenica, però noi ci siamo, ci saremo, continueremo a esserci, per il resto no. Cioè, mi veniva da dire che si impicchino, ma è una brutta espressione. Per il resto, liberi tutti, ecco, non è che, ripeto, però la cosa che mi fa veramente impazzire è la mancanza di risultati. Per da una parte c'è qualcuno che pensa di poter mangiare quanto vuole perché in chetogenica allora col grasso si dimagrisce, però sappiamo che non è così. Quando eccedi una certa quota, soprattutto in considerazione appunto di fattori come la termogenesi, e dall'altra parte abbiamo quelli che devono mangiare il cheto cioccolato, la cheto merendina, e poi non sono in chetosi e non hanno mai fatto una chetogenica vera e propria e non hanno risultato e quindi la abbandonano. Questa è la realtà dei fatti, poi ognuno faccia le sue considerazioni, però io ve lo dico già, ripeto, oggi è il 9 agosto, adesso poi vediamo quando li carico questi video qua, penso domani, con un po' di calma, un po' di tempo, domani dovremo farcela, per condividere il più possibile
anche magari senza troppi fronzoli, quindi sono sempre io, sempre magico, il tempo è quello che è, però voglio stare con voi, per voi, e soprattutto avere la possibilità di sharare quello che ritengo così nella mia piccolezza, che possa essere di interesse per tutti, la community, perché per me siete, volevo dire una famiglia, però poi mi allargo troppo, una community, la mia community, che non è quella Facebook, quella diciamo così globale, che magari è più interessata appunto a merendine, perché poi lo so che anche a livelli del gruppo c'è questo aspetto, ma voglio rimanere con voi sull'aspetto serietà, sull'aspetto così della vera chetogenica. Andiamo sul primal, andiamo su alimentazione, quella che va ricercata, quella vera. Possiamo andare a aprire il frigo e alimenti ce li abbiamo, non abbiamo bisogno di artifici a giri, lo so, non è per tutti, però possiamo tranquillamente spalmarci un po' di un minimo di maionese fatta in casa su un salmone, su un altro pesce, insaporirlo, mangiarci una bella insalata greca, mangiarci un pezzettino di formaggio a seconda della stagione, mangiarci un pochettino qualche volta qualche salume, andare su molti vegetali questa stagione, l'abbiamo visto, qualche frutta, e abbiamo tutto di quello di che abbiamo bisogno senza dover andare a cucinare cose strane, elaborate. Viva le cuoche, viva le keto cuoche, non ce l'ho con loro, molte sono bravissime, veramente, certe sono encomiabili, ma la maggior parte poi trasmette purtroppo alla massa il messaggio che si può fare una chetogenica con la pasta, dico volgarmente con la pasta col pane. Poi le persone non sono delle cuoche come voi, care cuoche chetogeniche, e hanno fretta, arrivano a casa e la terza volta dicono: ma sapete cosa vi dico? Che io me lo compro il pane fatto chetogenico, io vado e me lo compro, e così è tranquilla la cosa, perché me lo sono comprato, è chetogenico, c'è scritto, bam, un po' eccedono come, perché poi come io eccedo con alcune cose, con la frutta secca, con le varie creme, quindi anch'io faccio mia culpa, no? Perché vado su una crema, magari mi fido di quello che è, però poi se vai su un prodotto certificato, Natura sì, non voglio fare pubblicità, mi costa veramente una bestialità, però ormai le trovi anche a prezzo, a caro prezzo, le trovi anche su Amazon, o se vuoi andare alla Coop, piuttosto che c'è la sezione bio o diciamo specializzata, questo tipo di prodotti costano, ma promettono il risultato che dicono, però c'è un aspetto che ti portano a esagerare, quindi l'ho sempre confessato, per quello che non le uso, perché ti portano a esagerare e dice vabbè ancora un po' e ancora un po' e ancora un po', e finisce che esageri invece di essere a dieta, sei all'ingrasso, però difficilmente tradirai la chetosi, la chetogenica, no? Facendo così è più facile magari andare fuori dallo schema del fat shifting, mangiare qualche caloria in eccesso, quello sì che è vero, quello succede. Però poi, dai, diciamo la verità, qualche peccatuccio, magari quando finisce la stagione d'autunno, qualche peccatuccio, andare su qualche decina di calorie, qualche cosa in più magari ci può anche stare, dipende appunto dalla fase, come dicevo nell'altro recente video, analizzate la fase in cui siete, se siete al massimo della forma, volete addirittura perfezionarvi anche in vacanza, va bene, se no un minimo di svago ci può stare, analizzate la fase in cui diciamo state, in cui state transitando, chiamiamola così, dai. E che dire, diciamo l'argomento penso che sia al momento da chiudere qua. Penso che la chetogenica sia segnata, d'altra parte ci sono le mode, al di là di tutto, al di là dell'influencer che vuole approfittare della situazione, anche di
esperti del settore di nutrizione che ne hanno sentito parlare il giorno prima, è normale che ci sia qualcuno che ne approfitti, ma è altrettanto normale che, diciamo, la moda, come tutte le cose, ha un andamento prima o poi al ribasso, quindi diciamo ritorna alla ribalta, sicuramente ritornerà alla ribalta come tante altre mode, quello vedremo, ma secondo me in questa fase inizia la fase calante. Noi non ce ne curiamo, andiamo avanti per la nostra strada. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio, un abbraccione, Dr. Andrea Rebic, ciao e buona serata.